Io direi presentarci, quindi sei. E poi perché questo su Facebook Eleonora Norele? Perché il mio nome d'arte sarebbe Norele. Ah, ecco. Nome Eleonora Pirro, nome d'arte Norele, però ovviamente non è facile pronunciarlo per gli stranieri, in particolare per i cinesi, quindi sono diventata Noula. Sì. Ah, Noula! Noula, sì, è molto più semplice. E in Cina cosa fai? Innanzitutto perché sei partita e sei andata in Cina? Partiamo dalle origini. Quindi tu hai studiato cinese? Sì, io ho studiato cinese, ho studiato relazioni internazionali, però ho sempre parallelamente mantenuto un percorso come cantante, che ed è comunque, cioè fare la cantante qui significa essere presa come quasi come un giullare, non hai nessuna tutela, non, sì, sì. Quindi non è riconosciuto come una professione, mentre lì sì. È interessante perché loro sono molto curiosi, vogliono sapere cosa stai cantando, sono sempre, cioè, ascoltano veramente, no? Qui purtroppo si è persa anche questa cosa, l'ascolto stesso dell'artista ed è abbastanza quindi, brutto. Quindi diciamo anche una cosa, che qui in Italia adesso per un ragazzo, un giovane emergente, per poter uscire hai le forche caudine o di X Factor o di The Voice o di Amici, giusto? Se no non c'è possibilità alcuna. Ma intanto mi permetto di dire che questi talent, a parte che sono veramente, cioè io li trovo mortificanti per un artista, prima di tutto perché non premiano assolutamente la creatività, ma il business, cioè è chiaro, e quindi distruggono la fantasia, qualsiasi appunto spunto creativo. Poi c'è anche da dire che sono il più delle volte truccati. Non è che si va lì a fare il provino e si passa, non è assolutamente così. Non può essere quella la nostra musica. E questa è una cosa che in Cina vivo con difficoltà perché la musica italiana è ferma. Allora ci sono per esempio i francesi che, a noi non è che piaccia tanto la musica francese, però loro si sono inventati questo filone del gypsy jazz e quindi riescono a suonare in giro, a portare comunque soft power, così si chiama, insomma, a pubblicizzare il loro paese attraverso la loro musica. Noi questo non lo facciamo più perché non abbiamo proprio produzione valida qui in Italia, quindi lì si hanno parecchie difficoltà. Quando io canto in italiano, per mia scelta prediligere un repertorio molto più classico, comunque canto pezzi di anni 50, 60, magari rivisitati, con musicisti stranieri, quindi loro poi ci mettono un tocco differente ogni volta. Però non ho mai cantato pop contemporaneo perché, cioè, dove andiamo? Sì, poi lì ci sono, oltre ai cinesi, ci sono persone di tutto il mondo, per esempio gli americani, la band più commerciale americana è comunque una band minimamente valida. Qui ci siamo ridotti a appunto prodotti confezionati dalle industrie musicali che sono anche in deficit per ovvi motivi. Quindi quando ero qui ho cercato in tutti i modi di sviluppare, no, al di là di quello, vabbè, ma di creare una rete di artisti, trovare un modo per appunto vedere la nostra professione riconosciuta come in tutta Europa, perché in tutta Europa ci sono ammortizzatori sociali, sussidi per gli artisti, qui in Italia non abbiamo assolutamente nulla, anzi la tipica domanda che ti fanno è che lavoro fai, cantante? Però che lavoro fai? Sì, però il lavoro vero è questo, no? Invece quando me lo chiedono in Cina sono stupiti, contenti e ti fanno 2000 domande, quindi anche questo. Purtroppo siamo completamente ignorati e siamo invisibili. Questa è una cosa che fa comunque male, perché chi fa di questo un mestiere, chi veramente si impegna come musicista, come cantante, come artista, sa bene il lavoro che c'è dietro ogni volta, anche per fare una piccola serata. Dalle prove al aggiornarsi continuamente, allo sperimentare. Questo è basilare, non può essere trascurato. E poi soprattutto cambia la platea, quindi dicevi la TV nazionale ha 1 miliardo e mezzo di spettatori. Sì, ho appena fatto questa esperienza alla TV nazionale cinese, eravamo con l'ambasciata italiana in un programma sui mondiali e ci hanno chiesto la canzone Un'estate italiana che abbiamo cantato in italiano e in cinese.
Ed è stata un'esperienza molto particolare perché la CCTV poi è comunque un'istituzione. Sei lì che canti e pensi che c'è 1.500.000.000 di potenziale utenza, sei un attimo turbato, però l'accoglienza, la gentilezza, i modi di fare dei cinesi veramente ti danno una tranquillità. È arrivato il cappuccino, È arrivato il diciamo. cappuccino che Eccolo. Grazie. in Cina Prego. trovarne uno buono è difficile, per cui quando sono qui Cacao? no, Neanche grazie. Starbucks è arrivato in Cina. Ma io la roba di Starbucks proprio non mi interessa, cioè, copiano dalle caffetterie italiane, perché Sì. dovrei andare lì? Cioè, è assurdo. E poi ai cinesi piace la musica napoletana classica. Ho cantato delle canzoni napoletane classiche, mi è capitato, mi è solo chiesto proprio canzoni italiane e ovviamente, come dicevo prima, ho selezionato qualcosa di classico, di tipico e allora è piaciuto molto. Purtroppo, essendo arrivata da poco, il mio chitarrista non era italiano ma di New York, quindi è stato divertente, però gli è piaciuto molto sperimentare. Per esempio mi dice sempre, oh, Reginella, I love that song, è Sì, rimasto sì, sì. colpito, folgorato, quindi c'è cioè, anche una soddisfazione vedere che comunque abbiamo qualcosa che possa piacere anche agli altri, anche agli Non sono pure stranieri. melodici. No, assolutamente, quelli proprio non cerchiamo di lasciarli qui, diciamo. Progetti, partenze? Partenza imminente, tra 2 giorni rientro. Sì. Parecchi progetti, gruppi nuovi, band musicali nuove. La cosa più, quello che mi piace di più, per cui probabilmente non tornerei indietro, è che mi piace sperimentare con musicisti di tutto il mondo. Quindi, cioè, le mie band di solito sono costituite da, non so, l'americano, l'africano, il brasiliano. Questo mi appassiona molto, insomma, perché puoi sperimentare, puoi crescere come artista. Vengono tante idee perché comunque sono altri input, altri Hai una imprinting. nostalgia per la tua città? Questa è una Dai, domanda facciamo. trabocchetto. Sì, per la città sì, moltissima perché sarà una città veramente bella, vivibile e piacevole. Se Problema ha però secondo te Salerno in questo momento? è un problema legato un po' alla gestione delle cose. Intanto, tornando al mio campo, la cultura, la musica è stata completamente dimenticata. Voglio dire, si può suonare fino a una certa ora e comunque ti danno problemi anche prima. Non ci sono posti dove puoi veramente esibirti, non ci sono spazi. Se c'è un progetto anche valido, viene bocciato perché vengono appunto prediletti, formazioni, magari amiche a chi di dovere, non c'è una Buona selezione famiglia. dell'artista, sì, ma uno dei casi è Ah, bello. l'ex Salid, per esempio, che è stato Assegnato. assegnato secondo circostanze che non ci sono note, mentre sarebbe stato uno spazio molto utile a tutti gli artisti che ci sono a Salerno, ce ne sono tantissimi, e ovviamente tutti pronti con la valigia, perché molto presto, cioè, non sono l'unica che ha deciso di andarsene, quindi forse andrebbe dato un po' più di attenzione alla cultura e non solo, anche ad altri ambiti. Un augurio e un invito ai giovani musicisti. Beh, non voglio dire di cambiare paese perché sarebbe veramente, cioè, non è molto di invito, però sicuramente l'invito ad andare fuori anche per un annetto, magari proprio per sperimentare, per conoscere altri ambienti di altro respiro con altri musicisti, fare scambi, aprirsi. E poi sì, dire chi può, chi ha la possibilità, resista qui e cerchi di fare gruppo con gli altri e fare rete, perché altrimenti non se ne viene fuori. Perché se ognuno continua a coltivarsi il suo orticello, non si avranno sicuramente risultati anche validi per il futuro, insomma, questo.